Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video del Formula 1 Day. Allora, video oggi molto particolare che come sempre vi avevo annunciato sui miei social. Mi raccomando che vi lascio qui sotto se volete essere sempre aggiornati su tutto quello che esce sul canale, ma anche su quello che arriva in edicola, molto importante perché vi aggiorno sulle uscite, va bene? Allora, per questo video devo ammettere che devo assolutamente, ormai come sempre, ringraziare voi che mi seguite. Infatti non è la prima volta che, soprattutto in questa rubrica del Formula 1 Day, vi dico che faccio dei video grazie a voi, perché mi fate venire delle idee o perché magari mi comunicate qualcosa che non sapevo. È incredibile ma vero, non pensavo che mi era sfuggita una macchina della vecchia collezione delle Formula 1 Auto Collection. Comunque adesso vi racconto bene, ma prima di iniziare questo video io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice da lì in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Formula 1 Day dove potete trovare tutti quanti gli altri episodi. Allora, che cosa è successo? Sempre appunto nel Formula 1 Day vi ho fatto un episodio con lo speciale livree one-off. E proprio uno di voi mi ha scritto nei commenti: Visio, ma non ce l'hai la Red Bull di Star Wars? Io gli ho detto: lo sai che io quella purtroppo non ce l'ho. E lui mi ha detto: strano, io ce l'ho delle Formula 1 Auto Collection. Io mi sono detto: ma io l'ho prese tutte quelle che mi piacevano, com'è possibile che mi è sfuggita quella di Star Wars? Ebbene, sono andato a controllare, aveva assolutamente ragione, e credo che mi fosse sfuggita perché non è arrivata nella mia edicola. Quindi che succedeva? Io andavo a cercare nell'elenco le macchine che mi piacevano e le ordinavo. Questa qui, avendo letto Red Bull RB1 Vito Antonio Liuzzi, mi sono detto: vabbè, ho quella di Seb, c'ho anche la Toro Rosso di Seb, poi prenderò quella di Max Verstappen, insomma, prendere un'altra Red Bull, poi del 2005, insomma, non troppo iconica, ho deciso di non prenderla. Non sapendo però che questa aveva la livrea speciale del Gran Premio di Monaco del 2005 di Star Wars, per appunto l'uscita del Revenge of the Sith. Quindi ragazzi, questa è una macchina non bella di più e quindi me la sono andata a recuperare su eBay. Quindi ringrazio tantissimo il ragazzo che mi ha scritto questa cosa, non mi ricordo come si chiama, però se guarderai questo video grazie infinite, magari scrivimelo sotto nei commenti. Comunque ragazzi, allora pronti? Io sono andato a recuperare appunto, adesso ci andiamo ad aprire la macchinina, ve la faccio vedere, ve lo dico, è una cosa spettacolare. Spostiamoci sotto. Allora ragazzi miei, eccoci qui, prima di iniziare col modello andiamo a dare uno sguardo al fascicolino. Ragazzi, era il 199, se non sbaglio erano 210 i numeri, quindi siamo arrivati proprio alla fine della collezione, francamente mi era davvero sfuggita. Vito Antonio Liuzzi, eccola qua, la stagione è il 2005, come vi stavo raccontando il Gran Premio è Monte Carlo 2005, in occasione dell'uscita del terzo film della nuova trilogia, La Vendetta dei Sith. Ragazzi, fu un evento straordinario, mi ricordo c'era Darth Vader, George Lucas sulla griglia di partenza, una cosa spettacolare, magari vi lascio qualche foto per farvi vedere, è stato veramente un evento bellissimo, mi ricordo lo guardavo proprio affascinato perché, non lo so, è stato un evento marketing secondo me veramente assurdo. Peraltro, una cosa che mi ricordo assolutamente è che l'anno dopo David Coulthard salì sul podio con il mantello di Superman, perché la Red Bull fece un'altra macchina, come vi mostro, appunto con il martello di Superman. Purtroppo mi manca questa, quindi francamente se la dovessi trovare, insomma, la prenderei sicuramente. Comunque, visto che stiamo parlando di nuovo delle Auto Collection che io ho fatto quando non avevo il canale, volevo mostrarvi quanto i fascicolini, ragazzi, erano migliori. Guardate che roba. Abbiamo tutta la scheda tecnica con i disegni tecnici di ogni autovettura che possiamo collezionare. Devo dirvi che questi fascicolini, raga, poi se li paragoniamo a quelli della Ferrari Collection ultima uscita, che sono quattro foglietti proprio buttati lì, questi erano tutto un altro livello, quindi insomma, peccato, eh. Guardate quante nozioni ci sono, quante informazioni sulla Formula 1. Questi erano dei fascicolini veramente interessanti. Comunque ragazzi, spostiamoci sulla protagonista, la Red Bull RB1 2005 di Vito Antonio Liuzzi. Allora, io adesso ve la apro perché ve la devo far vedere come si deve, ragazzi, è bellissima. Allora, vabbè, livrea super, non c'è proprio nulla da dire, abbiamo le scritte Star Wars sulle pance laterali e guardate su questi diffusori. Powered by the Dark Side, cioè qualcosa di spettacolare.
Sulla rava posteriore abbiamo ovviamente il nome del film, The Revenge of the Sith, va bene? E sulla parte centrale abbiamo niente poco di meno che Lord Vader che impugna la spada laser. Ragazzi, guardate che roba questa macchinina. Allora, io ringrazio ancora quel ragazzo che me l'ha scritto, perché mi ero perso un autentico capolavoro. Perché, dai raga, questa è veramente unica come macchina. Poi la Red Bull mi piace tanto, queste trovate marketing, secondo me... Guardate qua, anche la scritta Star Wars. Dicevo, queste trovate marketing, secondo me, sono spettacolari. Come poi è stata spettacolare anche quella dell'anno dopo, con il mantello di Superman. Ragazzi, dai, di che cosa stiamo parlando? Veramente super interessanti queste cose. Le adoro. E quindi questa la dovevo collezionare assolutamente. Peraltro stavo notando, guardate la T-Wing, quanto è larga. È gigantesca. Qui siamo nel 2005, mi ricordo che la T-Wing era un classico, anche sulla F2005 c'era. Comunque ragazzi, bellissima. Sono veramente contentissimo di averla collezionata. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate. E soprattutto se l'avete collezionata anche voi, perché magari può essere che ve la siete fatta sfuggire anche voi, essendo un 199, un po' anonimo, no ragazzi, fine collezione. Poi ecco, letta così, Red Bull RB1 2005, vita Antonio Liuzzi, ci può pure stare che si decide di saltarla, no? Comunque, secondo me è bellissima, fatemi sapere la vostra. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, come la Red Bull di Star Wars meravigliosa. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete collezionato anche voi questa macchinina e se invece avete qualche dritta per quella di Superman, perché nel 2006, come vi dicevo, è uscita quella di Superman. Magari se ne sapete qualcosa, commentino qui sotto. Qui da Visio e dalla Red Bull di Star Wars è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!